Buongiorno da Pistoia. Hai qualche problema con la pronuncia di alcune consonanti? Niente paura, sei sul sito giusto, sul canale giusto e nella giusta playlist. Perciò lei è l'uomo sbagliato, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. La storia della mia vita. Se ogni volta che apri bocca ti senti giudicata o giudicato non per quello che dici ma per come lo dici, hai solo una cosa da fare: migliorare il modo di parlare. In questo video vedremo come va pronunciata la consonante S, che può essere detta in due modi: sorda come in sasso oppure sonora come in sbaglio. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. Ovviamente non sono a Pistoia, ma Pistoia si pronuncia con la U chiusa. E non sono a Pistoia, ma Pistroia. Imparare una buona pronuncia della consonante S è piuttosto semplice, almeno in teoria. In realtà il problema può anche derivare da un errore di deglutizione. Se i tuoi amici ti scassano i maroni perché non hai una buona pronuncia di S, prova a riascoltarti in uno dei tuoi vocali. Se parli in questo modo... Dica che le dispiace! Su, avanti! Ma dispiace! Evidentemente qualche problema di pronuncia ce l'hai. Ma oggi sei fortunata o fortunato, sei nel posto giusto e ce la puoi fare con una minima fatica. La S sorda che ha questa trascrizione fonetica e la S sonora che invece ha questa trascrizione fonetica si pronunciano entrambe allo stesso modo. Sono consonanti anteriori fricative alveolari. L'unica differenza è nell'intervento o meno delle corde vocali. Appoggia tre dita alla gola e prova a pronunciare una S sorda come in sole. Lo senti? Io non sento niente. Esatto, non c'è niente da sentire. Ora prova ad appoggiare le tre dita sulla gola e pronunciare una S sonora come in sbaglio, tenendo la S lunga. Sbaglio. Yeah! Ebbene sì, le corde vocali vibrano, di qui la differenza tra S sorda ed S sonora. Non perderti nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, sarai avvisata o avvisato ogni volta che esce un video. Parla meglio, sembrerai migliore. Esiste più di un modo sbagliato di dire la S. Il più semplice da sistemare ed il primo è confondere la S sorda con la S sonora. Si chiama assordamento. Basso, rosso, invece di basso e rosso. Il secondo errore si chiama stigmatismo laterale oppure S bagnata. Succede quando la lingua, anziché starsene dove dovrebbe, cioè appoggiata al pavimento della bocca, si alza e va a toccare il palato. In questo caso il suono non è più anteriore ma diventa laterale, cioè non esce più dal davanti ma dai lati della lingua. I sassi sono solidi. Si dice S bagnata perché il suono ricorda in maniera sgradevole e purtroppo l'acqua che scorre. Infine abbiamo lo stigmatismo interdentale quando la lingua resta a mezza altezza e si interpone tra le due file di denti che restano leggermente separate. Elsa e Mazzi sono dello stesso sesso. Quest'ultimo caso è il più complicato perché può essere dovuto ad una deglutizione scorretta, o meglio infantile. Ci sono degli esercizi per sistemare questo problema, ma non li vedremo oggi. Ancora una volta lo specchio ci aiuterà. Mettiamoci di fronte adesso e facciamo un bel sorriso con i denti bene accostati e facciamo uscire il suono proprio dal davanti. Durante l'articolazione della S, la lingua sta in basso, adagiata sul pavimento della bocca e preme leggermente, ma molto leggermente, contro gli incisivi inferiori. Soprattutto se aiuti un bimbo può essere utile fargli percorrere con il ditino una linea in modo che capisca la continuità. Questa continuità ti può far capire dove sbagli. Prova, continuando ad emettere, a spostare la lingua da quella posizione e appoggiarla sul palato. Oppure tra i denti leggermente divaricati. Ora prova a circondare la S pronunciata correttamente da vocali. Assa.
se osso issi ussu. Pochissimi minuti al giorno e in pochissimo tempo avrai la tua S, inattaccabile. Ecco alcune parole con cui fare pratica. Sala, sacchetto, sacco, sabato, sale, salame, salire, sano, sapone, secolo, sedia, sei, sette, senza, secco, sentire, sedici, sega. Intanto posate gli attrezzi. Tu, metti a terra quella sega. Avanti! Ecco, fallo con la mano destra. Io di seghe me ne intendo. Soldi, soffro, soffiare, sole, sorella, sottile, soldato, solo, sopra, sonno, succo, sugo, sulla, sudato, suora. Sì, sicuro, sirena, siringa, sigaro, sissi, sogno, soldato, sole, sopra. Se riesci a ricopiare le parole oppure se ne trovi di nuove, ti suggerisco di partire sempre da quelle in cui la S è seguita dalla A. Poi fai quelle seguite da E aperta, poi quelle seguite da E chiusa, poi quelle da I e infine quelle seguite da O aperta, da O chiusa e per ultime quelle seguite da U, come succhiare. Eccoti ora alcune parole con la S in mezzo. Non c'è un ordine di preferenza. Asso, osso, mosso, gesso, sasso, sesso, essa, bassa, abisso, tosse, messa, cassetto, borsetta, sassata, assente, addosso, bussola, grosso, morso, appassito, messaggio, fessura, consiglio. Così eserciti anche gli che abbiamo visto la scorsa settimana. Saltiamo subito agli scioglilingua, altrimenti si fa notte. Chi sa che non sa, sa. Ma non sa chi non sa che non sa. Chi sa che non sa, sa. Chi non sa. Ma chi non sa. Chi non sa che non sa. Cosa vuol dire? Torquato Tasso, andando a spasso, cadde in un fosso e si fece male all'osso del dito grosso. Sette sassi sopra il masso, sette sassi sotto il masso. E se vuoi sapere come posso migliorare il tuo modo di parlare, prenota un breve colloquio gratuito su Skype. Lo puoi fare scrivendomi sul sito web oppure su Instagram. Come al solito ti invito a mettere like, a guardare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti attivando la campanellina. Si dice essere bagnata perché ricorda in maniera sgradevole, altrimenti Luigi mi bacchetta.